Io sì, personalmente sono molto soddisfatto. Abbiamo ringiovanito molto, no, rispetto all'anno scorso, la rosa, e a me piace questo perché come caratteristiche io sono un allenatore che lavora molto sul campo e quindi avere ragazzi giovani è il mio lavoro, non dico che è più semplice, comunque è più immediato perché tendenzialmente il ragazzo giovane è più predisposto all'ascolto. E poi sono contento perché comunque arriva entusiasmo e arriva forza, vivacità. Meno uscite ci sarebbero state, per me sarebbe stato meglio. In questo momento io sono molto contento perché sono rimasti giocatori importanti. Adesso sta a me, sta allo staff riuscire a motivarli, riuscire a mantenere, no, questo entusiasmo che si sta creando. Da parte nostra credo che la cosa più importante sarà rimanere onesti nei loro confronti. C'è un processo di crescita, non si può voler tutto subito, bisogna avere pazienza. E credo molto alla competizione, però ripeto, come ho detto all'inizio, la mia idea è che il rapporto umano va sopra ogni cosa. Da noi sono arrivati due giocatori con grande potenziale. Adesso sta a noi riuscire a farli esprimere al meglio. Naturalmente la cosa che è più complessa, su cui noi non abbiamo il controllo, è avere la fortuna di avere un po' di risultati, soprattutto all'inizio, che danno morale, danno consapevolezza, convincono i giocatori che il nostro lavoro, quello che stiamo proponendo, è giusto e quindi con un pizzico di fortuna, secondo me, ad avere qualche buon risultato, possiamo incanalare la stagione in una stagione positiva e dove tutti possono rendere al massimo, più longilineo, ha una struttura diversa, hanno anche caratteristiche diverse, nel senso che Bonino è un giocatore che prevalentemente attacca la profondità, invece Gerbi è un giocatore che è anche abile nel lavorare in manovra, nel dialogare con i centrocampisti. È un giocatore giovane, veloce. Di piede destro, è un giocatore che è già giocato in Lega Pro e che se ne parla un gran bene. Non è difficile fare questa formazione, questi doppioni, no? Anche perché nel 4-2-3-1 più o meno si esprimono tutti, più o meno dico. Poi qualcuno magari può essere un po' più penalizzato, ma. Non è che stravolgiamo i loro compiti, le loro caratteristiche, quindi è giusta questa cosa qua. Io adesso per esigenze di squadra, per esigenze di caratteristiche, stiamo giocando con un secondo attaccante, non con un trequartista alle spalle della prima punta, che è Bombaggi. Perché abbiamo esigenze di avere un giocatore che possa anche attaccare la profondità, non solo un giocatore abile tecnicamente, perché questa squadra ha tanti ragazzi trequartisti, tanti ragazzi abili tecnicamente, ma c'è poca profondità e quindi io devo individuare giocatori che possono attaccare la profondità, perché sennò vogliono tutti la palla nei piedi e è difficile far male alla squadra avversaria. Guardando questo campionato, è un campionato bellissimo. Abbiamo veramente l'opportunità di competere, no? Con delle squadre importanti, delle squadre forti. Non è un campionato di Serie C, ma un campionato di Serie B, B2, ma B. E quindi per noi è veramente una grande sfida. E noi in questo momento la cosa più importante per noi è il processo che potremmo avere di miglioramento, quello su cui ogni giorno ci focalizziamo. Questa squadra è partita adesso, ma a grandi margini. Cercheremo ogni giorno di riuscire ad arrivare al nostro massimo, questo è il nostro impegno. Sappiamo che la differenza la faranno i risultati, sappiamo che la differenza la farà la competizione, ci alleniamo alla competizione ogni giorno perché sappiamo che non basta l'impegno, non basta giocare bene, ma bisogna vincere. E detto questo, credo che abbiamo tutti gli strumenti per far bene, adesso sta a noi metterli in campo e offrire al pubblico, alla società, prestazioni di ottimo livello, punti in classifica, perché abbiamo tutti voglia di fare un grande campionato qui a Teramo. Il mercato si è chiuso ieri, quindi io mi dovrò incontrare col presidente e parlare di tutto, nel senso che quest'anno c'è stato un ridimensionamento rispetto all'anno scorso.
perché è stato fatto, sono stati fatti altri ragionamenti. Quindi in questo momento la nostra testa è arrivare il più in alto possibile.